giochi sul nostro podcast, il podcast ludico. Benvenuti a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast, al microfono Fapos e qui con me ancora una volta Simarillon, Davide. Matte, parlo più con te che con me, Matte, vedi, ormai io ero abituato a parlare con Matte, invece adesso parlo con te e parlo più con te che con mia moglie, sappilo, io non so se è una cosa buona oppure no, ma sappi che parlo più con te che con mia moglie. Tua moglie è contenta di non averti tra i piedi, comunque. Ah, potrebbe essere. Allora. Facciamo entrambi smart working e ogni tanto io dico, quando siamo entrambi a casa, che non ho mai avuto un collega antipatico come lei. Bene, il futuro si prospetta emozionante. No, solo come collega, come moglie è perfetta, come collega... Ok, dai, abbiamo una puntata frizzante, breve ma frizzante, perché riguarda la top 10 dei giochi 2023 di giochi sul nostro tavolo, quindi i 10 migliori GDT usciti. Sì, grazie. Per noi lo specifico, ma per tutto il mondo nel 2023. Sei pronto? Vai, andiamo. Parti tu. Vabbè, sono 10 titoli, quindi facciamo in fretta. Alcuni non li abbiamo giocati, non li abbiamo visti, però qualcosa la sappiamo, poco. Ci proviamo a dare il meglio di quello che conosciamo. Ci sono tanti grandi esclusi, per me dopo 2 o 3 nomi fammeli fare. Comunque, allora, al decimo posto abbiamo The Wolves, giochi uniti. Specifico che non sappiamo quanti hanno votato The Wolves, ma sicuramente su una ventina di persone, se è al decimo posto, sicuramente sono stati votati da 4-5 persone. Correggimi se sbaglio, altrimenti come fai a entrare in classifica? Okay. No, quelli meno votati mi sembra che siano 4, quindi direi che sì. Ok. Va bene, allora abbiamo fatto anche più votazioni, per ogni, cioè abbiamo fatto 2 tranche di votazione in modo tale da assicurarci che siano proprio quelli che siano saldi in classifica. O comunque The Wolves della Giochi Uniti ha fatto il tutto esaurito alla Play 2023 in pochissimo tempo. È un gioco che mi è piaciuto perché è veloce, puoi fare le azioni in modo rapido, puoi spiegarle facilmente agli altri, sai cosa fare, ti devi programmare le mosse, questo è vero, ma anche la programmazione minima la può fare chiunque, quindi è un family game. Graficamente mi piace parecchio, vedo che comunque a tutti quelli che l'hanno giocato è piaciuto. Forse l'unica nota che stona è che quando uno si abitua a una strategia, se vince continua a fare sempre quella. Non è detto che sia la migliore, però tende a fare quella. Chi inizia per primo ovviamente è avvantaggiato rispetto agli altri, perché ti sposti per primo sulla mappa e quindi sei avvantaggiato, perché nessuno ti può ostacolare, nessuno ti può rubare la tua mossa, va bene, però è comunque un gioco che ha un'alta variabilità e se qualcuno ha voglia di cambiarsi la propria strategia sicuramente si può divertire un sacco. Al nono posto troviamo un gioco che io ho conosciuto l'anno scorso, che si chiama Silt Salt and Pepper, un gioco che è edito da noi da Genos Game, non mi ricordo più, Davide. Perché non ti posso aiutare? Perché non lo so. Okay, sì. Vediamo. Si potrebbe essere che Salt and Pepper. Vabbè, se magari me lo cerchi un attimino mentre io spiego 2 cose. Allora, avete un unico mazzo di carte di cranio. 64. Ah, cranio, ok. Un unico mazzo di carte di 64 carte, tutte numerate. Il gioco è di Bruno Català, che è un autore francese famoso, famosissimo. Da 2 a 4 giocatori, uno contro l'altro, giocate bene sia in 2 che in 3, in 4, scala bene in qualsiasi player count, non avete problemi, non costa molto.
È un filler, non è banale. Diciamo che può essere anche adatto ai neofiti che volete intrattenere, fargli vedere qualche GDT. Questo è un gioco che potrebbe fare da gateway, da porta d'ingresso per loro. Allora, il titolo è praticamente un set collection unito a un sistema push your luck. Tu devi fare set collection per avere, ovviamente per fare i punti, push your luck perché a un certo punto tu puoi decidere e dire basta, finito, il turno finisce qui, si fermano tutti, tu ti fermi e fai i punti che hai in mano e quelli sono tuoi e nessuno te li può rubare. Però cosa succede? Che gli altri volendo non possono proseguire e se proseguono e fanno più punti di te tu non prendi nessun punto e loro invece prendono un botto di punti e qui sei fregato. Ma se non ci riescono loro non prendono nulla e tu prendi i punti che hai fatto. Banalissimo, velocissimo, divertente, divertente. Io allora, non ci ho giocato ultimamente. Ma quando ci ho giocato mi ci ho giocato, aspetta, era a Cannes, ok, quindi febbraio, diversi mesi fa, e mi era piaciuto, anche la grafica mi era piaciuta. Vai tu, vai Davide. Banalissimo, banalissimo, velocissimo, divertente. Allora, quindi, assolutamente brucia cervelli, tutt'altro che banale, lungo, è il prossimo titolo. Siamo ai poli opposti. Posizione 8. Egemony, okay. Lead Your Class to Victory. Un gioco che funziona benissimo in quattro, perché riesce a reinterpretare le atmosfere dei coin mettendoci nei panni di working class, middle class, capitalismo e Stato. Tra le altre cose, se io sono uno dei fortunati possessori del Kickstarter che fece all'epoca, perché questo gioco mi colpì molto, è praticamente un libretto di 40 pagine scritto da diversi professori universitari o esperti, ed esperti che contestualizzano il gioco. Le meccaniche sono compenetrate perfettamente con l'ambientazione, è un brain burner di culli proprio cattivi cattivi, nel senso... No, è tutt'altro che semplice. E quello che è bello del gioco è, per chi soffre le atmosfere un po' guerreggianti dei coin, questo è un coin senza sostanzialmente riportare le atmosfere guerreggianti. E quello che voglio ancora aggiungere è che, a mia super sorpresa, pensavo di aver trovato una perla rarissima, e infatti il gioco comunque, se leggete un po' in giro, ha solo pareri positivi praticamente, verrà localizzato l'anno prossimo la Genos. Quindi sono contentissimo di aver fatto Kickstarter, essendoci flavor test sulle carte, cioè flavor text, essendoci testo sulle carte, essendo molto contestualizzato, la versione italiana secondo me renderà ancora di più. Quindi, se siete amanti dei giochi cinghialosi e vi piacciono titoli da pensare, ve lo straconsiglio. Forse il suo unico piccolo difetto è che il player count, in questo caso invece, è 4, perché è proprio studiato per essere seduti in 4 al tavolo. È il suo pregio e il suo difetto, è solito discorso. Tutti devono avere la propria fazione, tutti dovrebbero conoscere le altre fazioni, ovviamente in 4 dal meglio di sé, se sei meno di 4 non ottieni la stessa profondità di gioco, si può dire? Sì, sì, assolutamente sì, cioè secondo me proprio vedi che zoppica in 3. Mm. Ho fatto anche mezza partita da solo, per ora ancora solo mezza, così per capire alcune cose al solitario. Io già non amo i solitari e questo gioco non fa niente per farmi amare di più, anzi. Vabbè, comunque mi ricordo che era uno dei titoli più giocati da Federico della Via del Grognard in estate, e lui l'aveva definito senza mezzi termini il gioco dell'anno. No, ma è un grande
un gran gioco, cioè alla fine ottava posizione, quindi buono, dai. Per un gioco che, cioè, se nominavamo 2 anni fa, nessuno conosceva. È vero. E quindi, secondo me, si è tagliato un bello spazio. Ok, vado io col 7º posto? Vai. Allora, 7º posto c'è Overbooking. Overbooking è un gioco di Landini, non mi ricordo il nome, Filippo Landini, ok, edito da Olifante. Il gioco è edito dalla Hatch Games e in Italia è portato da Olifante. È un gioco family molto semplice, costa anche poco, siamo sotto i 30 euro per intenderci. Parliamo di cos'è, un push your luck? No, non saprei dire. Comunque tu devi fare entrare, hai delle carte in mano, ogni carta è un visitatore che tu devi posizionare all'interno dell'hotel, soltanto che tu lo puoi fare entrare all'interno della porta principale oppure dalla porta posteriore. Quelli dalla porta principale ovviamente ti permettono di avere punti perché tu li stai facendo soggiornare. Quelli che entrano da dietro, cosa succede? Non riescono magari a entrare perché qualcuno magari ha la precedenza rispetto a loro, ma ti permettono di fare azioni aggiuntive. E quindi è tutto un giocare la carta giusta al momento giusto. È molto rapido perché una partita anche in 4 non supera i 30 minuti. Ed è facilissimo, anche questo caso è facilissimo da spiegare ed è intavolare, lo intavoli con chiunque. È uno di quei giochi che può essere molto cacciarone al tavolo e far nascere delle situazioni di trash talking non da poco che può piacere sicuramente molto. Direi che possiamo passare al prossima posizione, Davide, che è Tribes of the Wind, che posso rivelarlo, era il mio numero uno. perché a me è piaciuto proprio tanto questo gioco. È un gioco che è basato su meccaniche della gestione della mano, e ha un particolare card drafting, perché devi guardare il dorso delle carte dei giocatori alla tua destra e alla tua sinistra, e spesso magari ti dice devi essere quello che ha meno acqua, piuttosto che coi giocatori a destra e a sinistra dovete avere almeno X carte fuoco, perché le carte sono basate sui 4 elementi classici, terra, acqua, aria, fuoco, e c'è un po' di tutto, perché appunto c'è molta interazione, abbiamo una plancia personale su cui dobbiamo andare a togliere l'inquinamento per costruire i templi, abbiamo questi wind rider che girano sulla plancia, bisogna costruire secondo dei pattern, che poi c'è un po' di asimmetria perché ognuno dei giocatori ha questo guru che sostanzialmente cerca di salvare l'ambientazione, mondo post-atomico, inquinamento, fa schifo e dobbiamo salvare da queste specie di stregoni che cercano di salvare il mondo. E per chi? Perché assolutamente per chi ama insieme ai compagni di gioco, cioè non ama i giochi con il mio orticello. Poi c'è una meccanica che io personalmente ho trovato molto molto interessante e, passatemi in termine, fresca, nel senso che non l'ho trovata in tanti altri giochi, cioè mi ha dato sensazioni belle perché non mi ha ricordato giochi che avevo. La difficoltà è quella che io preferisco, che è questo Family Plus, quindi ok, giocatori, ok per i giocatori, ma senza bruciarsi il cervello. Hai disegni che ricordano molto Hayao Miyazaki, e anche i temi, se vogliamo, perché c'è questo messaggio ecologista dietro. E ancora, cosa posso dire? Mix perfetto tra strategia e tattica. E non so se vuoi aggiungere le parole,
riveliamo che quest'estate l'abbiamo giocato sì, insieme. Sì, sì. Mi aveva incuriosito anche perché all'Essen del 2022 aveva avuto molto successo. Tutto appunto per un mix di meccaniche che le vengono amalgamate abbastanza bene, poi abbastanza rapido, intuitivo come gioco, no? Cioè, capisci subito quello che devi fare, come lo devi fare. Mi è piaciuto che praticamente tra un turno e l'altro non aspetti, sai già dove andare. L'interazione sì, ai minimi termini, ma il mercatino delle carte a volte mi ha fatto mi ha fatto innervosire. C'è questo mercatino unico, no? Dove ognuno va a prendere le carte che vuole comprarsi. Aggiungo solo che regge 5 giocatori, che secondo me è un bel plus, perché giochi Family Plus che reggono fino a 5 giocatori, ce ne sono sempre di meno, se non tacconati o presi con delle espansioni. Sì, quindi sì. Comunque questa interazione merita. Data dal mercatino è bella, perché se sei uno che piace l'interazione minima va bene, ce l'hai soltanto lì. Se sei uno che vuole l'interazione spinta proprio ai massimi livelli, quando il gioco aumenta di giocatori, ecco, potresti comunque trovare panni per i tuoi denti, perché le situazioni per farti arrabbiare o per mettere, per fare lo sgambino allo sgambetto all'avversario, la puoi trovare se la vuoi. Mi è capitato di rubare le carte a Davide, quindi no, che rubavo le carte, poi me le mettevo davanti e non le potevo utilizzare subito, perché non ci potevo fare nulla, e quindi dovevo programmarmi tipo 5 o 6 mosse una di fila all'altra prima di poter arrivare a usare a giocare quella carta. Quindi sì, può convenire, ma non sempre. Fatevi due calcoli. Comunque mi è piaciuto. Allora, prossimo numero è il 5. Vado io, dai, faccio io la doppietta. Turing Machine, che a me ha dato sensazioni contrastanti, forse da informatico lo ami o lo odi, perché certe volte mi è sembrato di dover risolvere gli algoritmi e ne risolvo già troppi a casa. Comunque, che cosa succede in Turing Machine? I giocatori fanno una loro proposta tra numeri e colori, poi sovrappongono le tre schede. Le mettono dentro questo protocomputer, che sarebbe la macchina di Turing, che va a verificare con una sorta di intelligenza artificiale se la vostra proposta è corretta o esatta, con delle X rosse o delle V verdi. Quindi tu, diciamo che è un deduttivo, quindi dici, che ne so, la sequenza è 1, 2, 3, cioè nel senso è una sequenza in crescendo, piuttosto che c'è due volte lo stesso numero. Poi quando uno ha acquisito abbastanza informazioni, provare a fornire la risposta corretta. Ha una scatola molto elegante, ha questo sistema interessantissimo di questa intelligenza artificiale, l'ha studiato proprio bene il verificatore. È un gioco che varia di complessità, perché ci sono sfide più semplici e sfide più difficili. Forse la pecca è che sulle più semplici, se trovate subito la combinazione, trovate gli indizi giusti, dipende un po' appunto dalla fortuna, e quindi, però se andate su sfide un po' più complesse, ti toglie anche il fattore fortuna. Un gioco per chi è innamorato dell'informatica e vuole continuare a portarsela a casa. Io forse, che faccio da 25 anni programmatore, un po' di amore per l'informatica lo sto perdendo. E poi a chi ama i giochi deduttivi, però vuole esplorare una meccanica sui giochi deduttivi un po' diversa. Aggiungo che ci sono più o meno, si parla di longevità, circa 7 milioni di combinazioni possibili. Ora che le giocate tutte, sì, la cosa bella è che online c'è il sito di Turing Machine che ti fornisce la possibilità di farne altre. Quindi sono molte di più quelle che puoi fare. Sì, no, nella scatola base ce ne sono, mi sembra, 600.
se vai su Turing Machine arrivi appunto puoi crearne fino a 7 milioni. Sì, è una cosa incredibile. Quindi, insomma. Va bene, allora il prossimo vado io, non mi ricordo che numero siamo. Ah, siamo un passo sotto dal podio. Siamo arrivati. Allora, esatto, devo quasi al podio. Vi confesso una cosa. Fin qua nessuno dei giochi nominati io l'ho votato. E che la prima volta che ho letto la classifica sono arrivato al quarto titolo e ho detto: ma io fino a dove sono i miei votati? Perché sono spariti? Non vi svelo dove sono perché poi vi viene la depressione, quindi andiamo avanti col quarto titolo. Allora, il quarto titolo è Shogun no Katana. Siamo a un passo dal podio, non ce l'ha fatta entrare. No, neanche questo. E l'hai votato? No. L'hai votato? No. Niente. Allora, no, non l'ho votato. Però ci ho giocato poco, non posso neanche dire che mi è piaciuto. Per quel poco che ho giocato, sì, mi ha attirato il sistema della fucina. Comunque, vabbè, facciamo un passo indietro. Io Shogun no Katana lo intendo come se fosse un gioco all'interno di un gioco. Cioè, è un piazzamento lavoratore, tu hai la tua plancia dove piazzi i lavoratori. In realtà poi il cuore di tutto il gioco è al di fuori da questa plancia ed è la fucina. Tu sulla tua plancia raccogli le risorse che ti servono per forgiare la tua spada. La tua spada poi arriva nella fucina con i materiali e tu devi muovere fisicamente la tua spada all'interno della fucina perché ogni movimento ti garantisce un avanzamento stesso della spada. Più fai avanzare la spada, più la puoi arricchire con materiali preziosi, eccetera, e quindi più varrà punti. Il fulcro del gioco è proprio all'interno della fucina, perché quando tu metti all'interno più spade da forgiare, più katane da forgiare, devi stare attento ai movimenti che fai fare a ognuno di loro, a ogni scatto di posizione, perché se tu muovi male una, rischi di bloccare tutte le altre che vengono dietro e quindi ti impicchi da solo, per intenderci. Ti mangi dei punti. Il trucco sta nel muoverli in modo più coordinato possibile per ottenere il massimo da ognuna di esse. Allora, la cosa fondamentale che si capisce fin da subito è il timing proprio con il quale tu fai le azioni. Cioè deve essere azzeccato, l'azione giusta al momento giusto. Non ti puoi permettere tanto di sbagliare perché rimani indietro. Non sto parlando di un gioco stretto, però rischi di rimanere indietro e te ne puoi accorgere durante la partita. Il gioco mi pare che sia da 2 a 4 giocatori. Per quel poco che ho visto io mi sembrava scalare bene. Comunque mi parlano che il numero migliore è 3 giocatori. La cosa bella è data dal solitario. L'ho visto abbastanza intuitivo, cioè tu hai il mazzetto di carte, giri una carta, fai l'azione, ok? Quindi ci giochi facilmente in due, ma in due non mi sembrava che girasse bene come in 3 o 4 giocatori. Mi è sembrato più ok, facile da fare, ok, facile da gestire, però sembra più un riempimento del gioco vero. Cosa posso dire ancora? Da quello che ho visto io mi sembra tutto girare bene, cioè molto elegante, molto fluido, molto elegante, e non ho visto particolari sbavature, ma ci ho giocato poco, ripeto. Per me merita di essere in cima alla classifica. Non so se l'avrei messo così in alto, sono sincero, forse un po' più sotto. Basta. Io ce l'ho, ne sono possessore, non ho molto da aggiungere perché secondo me sei stato molto bravo, hai stato bravo esaustivo. Rivelo che non l'ho votato nemmeno io, ma non perché
non mi sia piaciuto perché gli ho preferito altri titoli e soprattutto non l'ho giocato abbastanza per poterlo mettere. Aggiungo una piccola così curiosità, che noi di Giochi sul nostro tavolo stiamo affezionati a questo gioco perché il prototipo era stato visto una delle prime volte alla nostra con. Per chi ci ascolta, da tanto ci legge da tanto tempo ed è il nostro fan, magari si ricorderà le fale con fatte prima del Covid e chissà che Rimanete in non ci ascolto. sia qualche novità. Così vi lascio questa chicca. Ok, Cederei allora il ancora anche il 3 posto numero 3 lo perché io nomi. voglio Il 3 è dire il l'unico 2. gioco dei 5 che ho votato, è l'unico che c'è in classifica ed è veramente. E tra l'altro l'ho messo più in basso perché secondo me non merita di essere così in alto. Comunque, al terzo posto c'è The White Castle, quindi medaglia di bronzo. È stato votato da tantissime persone, evidentemente per essere finito terzo. Sono contento per lui perché è un bel gioco. Così bello da essere terzo del 2023. Boh, forse per il prezzo. Vabbè, facciamo un passo indietro. Allora, il gioco è molto stretto, un piazzamento lavoratori. Devi piazzare i tuoi uomini all'interno del Castello Bianco. Un palazzo reale per intenderci, piazzi i tuoi guerrieri, piazzi i tuoi uomini a corte, piazzi i giardinieri. E fai punti in questo modo, piazzando i tuoi uomini all'interno del castello. Il trucco sta, visto che si hanno 9 mosse a disposizione ed è molto stretto, e se sbagli una mossa ce l'hai in quel posto. Il trucco sta nel ottimizzare le mosse in modo tale da concatenare bonus su bonus e azione su azione per avere più risorse possibili per piazzare più uomini possibili. Alla fine dei nove turni si calcolano i punteggi che sono in base al numero e al posto dove sono stati piazzati gli uomini. Quindi da partita a partita già questo varierà moltissimo e già questo vi dà variabilità perché non puoi ottenere sempre la stessa strategia e piazzare sempre lo stesso numero di lavoratori, di uomini all'interno del castello. E poi il tabellone varia continuamente sia nel setup che durante la partita. È un gioco estremamente tattico e è difficile programmarsi a lungo le mosse ed è difficile ottimizzarle. Quindi, essendo molto stretto, vi dico già che se siete amanti dei giochi stretti lo apprezzerete moltissimo, altrimenti faticherete un po' a digerirlo. Io ho faticato un po' a digerirlo, mi piace perché, come dicevo in un'altra puntata, dura poco, è intuitivo, si capisce bene cosa fare e lo trovo piacevole anche nei materiali. Non così tanto però da metterlo al terzo posto, quindi non lo so, però mi fa piacere vederlo in classifica. Il fattore dominante che l'ha fatto apprezzare così tanto, secondo me, è anche il suo prezzo ridotto. Comunque, è una mia opinione. Faccio una piccola riflessione che secondo me Devir ha fatto una politica vincente quest'anno perché mi vengono in mente almeno adesso non so se questa è Red Cathedral di quest'anno, ma mi vengono in mente White Castle, Red Cathedral e Ring Circus che sono giochi comunque interessanti e a un prezzo molto contenuto rispetto a quello di mercato medio sui loro competitors. E con materiali belli, cioè belli e funzionali, quindi potrebbe essere che ti do ragione. Vai. Allora, vado io, vado sulla medaglia d'argento. La medaglia d'argento è It Pedal to the L'hai Metal. votato? Non l'ho votato, ma perché non l'ho giocato abbastanza. Io non posso votare un gioco che non ho giocato meno di 4-5 volte e purtroppo It non l'ho giocato ancora abbastanza. E It Pedal to the Metal, diciamo che è bello, eh?
sono contento che sia, secondo me è giusto che sia nel, almeno sul podio, questo Hit Pedal to the Metal è un gioco di corse, e sapete che chi ci ascolta sempre sa che la meccanica delle corse è una delle mie meccaniche preferite, e è ambientato nel mondo dell'automobilismo, e quindi questo sicuramente è interessante. Poi a queste auto affascinanti anni 60, si può giocare fino a 6 giocatori, 8 con l'espansione, e oltretutto se si è in pochi giocatori c'è un sistema di bot che funziona molto molto bene, e quindi per non lasciare, perché poi i giochi di corse se lasci il tabellone vuoto non sono così interessanti, no? Quindi avendo i bot che si muovono bene è interessante. Non c'entra molti nulla. Molti dicono una versione 2.0 di Flamme Rouge. A me questa cosa, esatto, stavo per dire, a me questa cosa non piace, ma perché? Perché io invece ritengo una versione per giocatori di Flamme Rouge, perché sono due giochi veramente diversi. Flamme Rouge è un entry level, qui sicuramente non è un entry level, perché bisogna gestire bene il mazzo, non bisogna prendersi troppe carte, quelle che ingolfano il motore, adesso mi sfugge come hanno il nome in inglese, comunque quelle che di riscaldamento, no? E sicuramente è molto interessante come viene gestita la corsa, come viene gestita la gara, è sfidante. E tutto sommato, per essere un gioco di corse anche ben ambientato, e comunque, e adesso io non ho i numeri qua sotto di BGG, ma in comune con Flamme Rouge all'autore, Flamme Rouge è un gioco entry level ambientato nel mondo del ciclismo, molto facile da giocare, qui siamo proprio sul gradino sopra. E dire, aggiungo una cosa, spiegatemi come Flamme Rouge aveva vinto il gioco dell'anno e diversi altri premi, e Hit sono riusciti a non dargli nemmeno un premio quest'anno. Finora non ha vinto proprio nulla, mi pare. Proprio. No, esatto, non ha vinto nulla. Ho detto una cavolata. Allora, in Olanda ha vinto il premio per il miglior gioco di livello avanzato, Best Advanced Game. Quindi non lo interpretano come gli olandesi, come un gioco Family Plus. Ha vinto un Golden Geek come Best Thematic Board Game. Sì, però diciamo che ha vinto molto poco rispetto alla qualità del gioco. Sai, è un gioco che rientra tra i Family Plus nella sua versione base, ed è comunque a un prezzo che non si colloca all'interno di questa categoria, per cui sei borderline. Io però direi che è un po' più di Family, cioè per giocarlo, e diciamo che forse posso dire, forse il suo difetto è anche che per il tipo di gioco che è, avere solo due piste è un po' limitativo. Poi l'anno prossimo sappiamo che uscirà l'espansione con altre due nuove piste, però cioè, ci sono molti giochi di corse che hanno le teste rimodulabili per ricrearti i tuoi tracciati, e così si creano circuiti reali piuttosto che mi pare che siano quattro le piste, cioè tu dici due piste per tabellone. Sì, ma mi pare che siano due tabellone all'interno della scatola. Che non mi ricordo. Sì, hai ragione. Ci vado a controllare. Però io mi ricordo il circuito francese, il circuito dell'USA erano separati su due plance diverse. Poi, essendo che ogni plancia è fronte e retro, dall'altra parte c'erano altre due piste che però ora non mi ricordo. Sono un totale 4. Hai detto francese e USA, forse c'è quello nostro, Italia. Non mi ricordo neanche io, onestamente. Non me lo ricordo. Sì, sono io 4. Sì, sono 4. Sono 4, okay. Sì, sono 4. Comunque non sono tante, cioè mettiamo i giochi di corsa. No. Quindi, forse. Allora, io non l'ho votato, non so tu perché non l'hai votato. Io non l'ho votato perché nella sua versione base a me non mi ha detto molto.
lo dovrei giocare forse con la modalità garage, eccetera, però io tutto questo divertimento, questo gioco a me non me l'ha trasmesso. Io, tu perché non l'hai votato? Io non l'ho votato perché non l'ho giocato abbastanza per votarlo. Ok, però per quel poco che ci hai giocato? 5 sì. Vabbè, allora per te, dai, aveva senso che fosse almeno in classifica. Assolutamente sì. Ok, andiamo al numero 1? Vai, svelaci il numero 1. Al numero 1 io l'ho votato in prima votazione, ma in seconda votazione l'ho escluso. Quindi, ma come? Lo voti all'inizio e non lo voti dopo? Perché è un gioco che mi ha fatto anche incazzare, poi l'ho già spiegato perché. Tu comunque c'hai, l'hai votato? No. No, ecco, no. Ok, bene, neanche te l'hai votato. No, io neanche in prima votazione, perché onestamente... Vorrei sapere chi è che li ha votati i primi tre, mamma mia. Onestamente gli ho preferiti altri quest'anno. Molti troveranno d'accordo questa posizione nel vedere al numero 1 Darwin's Journey, che è un gioco euro molto molto stretto, appagante nel svolgere tutta una serie di combo e concatenare le azioni una dietro l'altra. Perché io non l'ho votato? Io l'ho giocato un po', non dico tanto, una decina di partite ci ho fatto, e più di tot, più di 80-90 punti non li riuscivo a fare, e tutti gli altri fanno sempre più punti di me, sempre, sempre, sempre. Io in questi giochi stretti, tranne White Castle, in questi giochi stretti non riesco mai a giocare, non riesco mai ad arrivare agli stessi livelli a vedere degli altri, a vedere il codice, come il codice del gioco, come fanno a sviluppare le azioni. C'è sempre un qualcosa che mi manca, la moneta di qua, e mi manca la ricerca di là, troppo eccessivamente stretto. E poi sono sincero, non dico tutte, però la stragrande maggioranza delle partite che ho fatto sono durate parecchio. Ora Davide, a me piacciono i wargame, se io devo fare una partita di Darwin's Journey di 2 ore, io 2 ore preferisco spenderli in un wargame, non in Darwin's Journey, con tutto il rispetto per il gioco parlando, ok? E quindi anche lì impiegare tutto sto tempo, rimanere amareggiato perché non riesco a fare un cavolo, io non ce l'ho fatta. Mi piace la grafica eccezionale, i due autori li adoro, è tutto incastrato alla perfezione, si vede che è un gioco ben studiato e ben congegnato, però personalmente in seconda votazione io ho preferito altro. Tu perché non l'hai votato? Perché non l'ho trovato così divertente. Perché vedi, anche te. Perché mi diverto di più a giocare altre tipologie di gioco. Pro American, che non è finito in classifica, io non l'ho votato, comunque so di gente che l'ha votato, tipo Ivano sicuramente l'ha votato, e Frosthaven, perché per Ivano era il gioco dell'anno, e anche qualcun altro l'ha giocato. Ora bisogna vedere come si è piazzato in classifica, io non vedo sotto la decima posizione, poi bisognerebbe vedere, magari fare un qualcosa di tipo i grandi esclusi. Comunque Frosthaven c'era, me lo ricordo, e so che l'ha votato. Oddsworn non c'è, altro gioco America, ma non so se qualcuno l'ha votato. Non c'è neanche Nova Ateas Renaissance. Il gioco della Ludus Mania. Questo perché è comunque arrivato da poco, quindi magari fatto che sia arrivato a fine novembre, metà novembre, proprio è arrivato presto, inizio dicembre, potrebbe averlo un po' penalizzato. Cioè, dovremmo quasi fare una top 10 ottobre, così in 12 mesi. Comunque, Davide, scusami, riprendo il filo di discorso, che altrimenti ci dilunghiamo troppo. Allora, al primo posto avevo messo The Witcher, al secondo posto parlo soltanto di GDT, Wargame non li ho votati, sono sincero. Comunque, GDT classici. Al secondo posto avevo messo Discordia. So benissimo che non è un gioco da seconda posizione, però mi è piaciuta molto l'eleganza e l'innovazione che porta nel motore di gioco.
e quindi meritava perlomeno, secondo me, di essere in cioè, tra i primi 10. Al terzo posto invece io ho messo un gioco che è Revive. Revive se ne è parlato tantissimo dopo Essen, bel gioco, a me piace parecchio, molto semplice, tu fila liscio, tutto lineare, devi scoprire il mondo, colonizzare, metti il tuo mino, metti la tua casetta, anche un leggero deck building, si impara bene. Se ne è parlato tanto all'inizio, poi dopo un po' è passato un po' in sordina, forse perché è uscito allo stesso tempo anche Darkwing Journey, quindi ha preso piede e un po' se ne è parlato di meno. Ma Revive l'ho trovato per esempio più largo, riesco a fare più cose, più mosse, riesco a giocarmela bene e per me gli passa avanti, sono sincero. E quindi lui era in alto per me in classifica. E basta, Davide. abbiamo raccontato la classifica. Sicuramente ci sarà qualcuno che dice: no, ma come avete fatto a mettere Hit al secondo posto? Doveva stare primo? Oppure no, come avete fatto a Hit a mettere al secondo posto? Doveva essere decimo? No, come avete fatto a mettere Hit al secondo posto? Non doveva stare tra i primi 10. Quindi lo sappiamo. Ci terrei a dire che questa è la classifica della redazione di Giochi su uno tavolo, non ha nessuna pretesa di essere la verità o quant'altro, sono i giochi che abbiamo giocato e ci sono piaciuti di più. È vero, è vero. Va bene, dai, salutiamo tutti, io vi ringrazio e vi aspettiamo per la prossima puntata. Un saluto da Fappos. Ciao da Simarillon, ciao a tutti, ciao ciao. Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico. Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it. Se volete contattarci, fatelo attraverso Telegram o via email. Trovate tutti i link in descrizione.